Oggi inizia la costruzione di una morsa per fresatrice divisa in tre pezzi, di alta precisione, ma comunque alla portata di quello che può costruire un hobbista con le sue macchine fresatrice e tornio. Normalmente il problema di una morsa è quello di stringere i pezzi in maniera precisa. Può succedere che stringendo un pezzo la parte mobile della morsa, quando inizia a stringere, si alza leggermente e quindi il pezzo, invece di finire perfettamente orizzontale, viene inclinato verso l'alto dal lato dove c'è la ganascia mobile della morsa. Questo qui è il difetto principale delle morse economiche, difetto che dobbiamo cercare di eliminare in una morsa di precisione. Sono partito da alcuni blocchi di acciaio, una piastra di 30 mm di spessore, che ho tagliato in tre parti utilizzando il flessibile, per ottenere i tre pezzi della morsa che sto costruendo. I pezzi grezzi vengono spianati su tutte le superfici mediante la fresatrice e successivamente vengono praticati i fori necessari a ottenere dei parallelepipedi lisci utili allo scopo di costruire questa morsa. Devo dire che si tratta di una morsa mobile da fissare sulla tavola della fresatrice, quindi non ha una base vera e propria, ma è il piano, la tavola a croce della fresatrice che costituisce la base e le ganasce si muoveranno su questa base. Vi auguro buona visione di questa prima parte, della realizzazione. Il video è diviso in due parti e vedremo nella successiva la costruzione, delle parti stringenti vere e proprie e anche del modulo che serve a stringere le due ganasce tra di loro. Buona visione. Thank you.